Kane è il mio personaggio preferito. Tainted Kane è quello che odio di più. E questa sua nuova versione come sarà? Oggi proviamo per la prima volta Tarnished Kane, che usa la sua sacca come una fionda per decimare nemici. È un altro dei personaggi tratto dall'Epiphany mod e volevo provarlo per vedere se riesce a rimediare a quella tragedia che è Tainted Kane. Ok, vediamo subito come funziona questo Tarnished Kane. Mamma mia, quanti danni che fa con la sua sacca, guardate qua. Altro che quel swing patetico di Tainted Kane. Qua abbiamo un multi-tool, una cosa, un oggetto aggiunto dalla mod Epiphany, appunto, che dovrebbe servire per aprire cose, non lo so bene. Vediamo però il primo oggetto, Fast Bombs. Sapete che potrei anche assorbirlo, perché sì, una delle cose che può fare questo personaggio è assorbire gli oggetti se uso la throwing bag quando li raccolgo. Esatto. E ora vedete in alto a sinistra, mi si è creata una metà di una potenziale seconda sacca. Quindi quando assorbirò un altro oggetto mi si creerà una sacca completa, in modo che dopo avrò due sacche. Poi anche lanciarla è bellissimo, perché crea anche delle lacrime che fanno altri danni nemici. E con il mio oggetto tascabile, come vedete, posso richiamare la sacca a me, o le sacche quando ce ne avrò più di una. Sembra sicuramente molto più figo rispetto a quell'altro. Andiamo subito contro il primo boss, al quale non facciamo ancora tanti danni. Lanciare la sacca non è così utile per ora, sembra. Forse è meglio picchiarlo. Sapete cosa mi ricorda sta sacca? Chi guardava i Carly? C'era Sam che pestava la gente col calzetto pieno di burro. Ecco, mi ricorda proprio quello. Divorce Papers, Tears Up e un cuore d'ossa. Allora, le Tears dovrebbero importare perché mi permette di girare più velocemente appunto la sacca intorno a me. E sembra che l'effetto sia molto visibile. Ok, secondo piano. Ah, e comunque, ciao, sono tornato. Vi sono mancato? Mi ero preso una pausa estiva per ovviamente riposarmi un po', ma anche per riorganizzare un po' le idee su questo progetto che sto portando avanti. Allora, potremmo andare nella item room, la slip trib, ma sapete che un po' di scudo non mi dispiace, dai. La mia idea per il futuro è quella di ampliare i miei orizzonti e di portare anche qualche altro gioco, oltre che anche altre tipologie di video. Ciò non significa che abbandonerò completamente The Binding of Isaac, potete mettere giù i forconi. Dopotutto ho comunque un terzo Dead God da completare, no? Nice. In generale mi cimenterò anche in più dirette settimanali, sia su Twitch che qua su YouTube. E avrò anche la possibilità di farle in contemporanea su entrambi i social, come ho già provato a fare in compagnia vostra la settimana scorsa. Non terrò però più dei giorni fissi di diretta, ma ogni settimana mi impegnerò a pubblicare su tutti i social una foto con gli orari, i contenuti della diretta e anche il luogo dove la faremo. Così potrete non perdervene nemmeno una. Dai, speriamo di trovare un po' di più vita e anche magari riuscirci a fare una seconda borsa? Ah, vedete? Le lacrime che vengono fuori quando lancio la borsa, fanno fuori subito le moschine. Very nice. Si vede che è da un po' che non gioca ad Isaac. Ridù. Ok ragazzi, questa è quella seria. Io ho paura della gente che esplode, perché devo stargli per forza lontano. Ok. È un worm friend. No, lui non lo throwing baggerò. Anzi, lui mi piace molto come amichetto. Purtroppo però questa sacca non può raccogliere i consumabili per terra. Qua devo dare un pregio a Tainted Kane, che con la sua può farlo. Quindi non lo so, forse se la giocano? Nah, ma che dico, se la giocano? Con Tainted Kane non puoi prendere a borsate in faccia i boss. Questo posso decisamente assorbirlo come primo oggetto. Very nice. Nice. Bellissimo che puoi raccogliere le troll bombs e poi scaraventarle ovunque. False PhD. Sapete che potrebbe essere simpatica? Dai, proviamo. Qua abbiamo un range down. Sinceramente, il range non so quanto mi serva. Piuttosto un po' di danno lo prendo volentieri. Ah, fuck. Non mi ricordavo che non ci fosse, che ci fosse una stanza che non avevo ancora completato. Ottimo, sono a mezzo cuore di nuovo. Oh, un cuoricino, meno male. Doctor's Remote. Beh, quella sarebbe una bomba, però sarebbe anche un po' triste. Sapete che lo assorbirò questo. E così abbiamo due sacche, ragazzi. Let's go. E ora con due sacche potremo far faville. Anche perché una ha un disegno un po' diverso, diciamo. E magari quindi significa che ha un effetto anche diverso. Vabbè, andrò ora al boss, giusto per circa garantirmi il patto col diavolo, che però mi sa che skipperò. Ciao, Pugapillero.
questo Tarnished Kane mi sta piacendo un sacco. È molto rischioso da giocare, però è mega divertente. È anche molto più semplice, mi viene da pensare, rispetto a tanti altri Tarnished di questa mod, che li ho ritenuti fin troppo complessi e... non lo so, intricati. Questo qua è semplicemente un coso che sventola buste per aria. Era da tantissimo comunque che non registravo un video e mi sto sentendo veramente, veramente impacciato. Non so se si nota. Lo fly può essere buono. Lockdown per un po' di danno, sì, la uso. Ero già dimenticato di avere false PhD, ve lo giuro. Ok, un altro cuoricino dell'anima. Abbiamo anche il trinket Mother's Kiss che ci aumenta di 1 il livello di HP. Quindi non è niente male. Sto qua ci darà uno stupido orbitale. Cosa? Perché è successo ciò? Ah, questo è il piede di mamma? Oddio, ditemi che c'è tipo una possibilità che compaia il piede di mamma quando colpisco un nemico con sta cosa. Ah sì, c'è il 10% di possibilità di generare il piede di mamma quando si colpisce un nemico. What? Non so sinceramente neanche ancora a cosa puntare in questa partita. Andrò dove ci porta il cuore. Perché alla fine volevo semplicemente provare questo personaggio per capire se era meglio di quello proprio. Ok. Prima il negozio. La blue map potrebbe essere interessante. Grazie. Shoop da whoop. È buono, ma possiamo fare di meglio. Scusami, Bruco Gianluco. No. Puberty? Sure. Retrovision può stare lì. Anche se mi darebbe un cuore dell'anima. Un cuore nero. Facciamolo, dai. Il cuore nero appena è stato sprecato. Vieni qua, bambino. Aia. No, che stupido, ho preso un danno. Vabbè, ma sono un idiota, raga. Anzi, sto rischiando di morire. Muori tu nel fuoco, lurido. Ho buttato via completamente il patto, vabbè. E non so sinceramente se ho anche altri modi di cambiare l'oggetto. Quindi a questo punto o ci assorbiamo il miter o ce lo prendiamo. Io direi di assorbirlo. Ehi, abbiamo una borsa angelica, guardate qua. E dovrebbe avere la possibilità di spawnare un raggio di luce quando colpisce un nemico. Ah no, uno scudo, non un raggio divino. Avevo sbagliato di leggere. Oh mio Dio, cosa vedo nei miei occhi, ragazzi. Ottimo, la golden key. E qua dentro c'è Big Changas. Vieni, Big Changas. Ora mi servono monete. Abbastanza categoricamente, oserei dire. E anche quelle locuste che vedete che vengono generate sono create dal fatto che ho assorbito Cube of Meat. Quello era il piede di mamma e io ho perso di nuovo la possibilità di un patto angelico, garantito. Drop dice capsules, sì. Non ho neanche le monete per le mie palle, figurati se le voglio per i dadi. Una bomba, va bene. Vediamo la secret room. Sono accorto di tutto, guardate che tristi che sono i miei consumabili. Un sacchetto con la Empress. Sì, vabbè. Niente, raga, mi sa che dovremmo dire addio alle palle. Very sad. Abbiamo trovato comunque il patto. Meno male. E abbiamo pentagram. No, l'ho assorbito. Non volevo assorbirlo, sono un idiota. Soul, sì, questo non lo assorbirò. Questo è molto buono. Che idiota che sono ad aver assorbito il pentagram. Next. Ah, che bello, non sapere quanta vita ho. Adoro Curse of the Blind. No, Curse of the Lost. Come si chiama? Curse of the Unknown. Volevo prenderla e scaraventarla. Vabbè, mi sa che non ho neanche più protezione ora alla vita rossa. No, 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 no. Niente, appunto. Ho perso il patto. Sinceramente non so neanche quanta vita ho. Ho un sacco paura che esca giù un piede di mamma ogni volta. Ma con questo... col sacco... Apua, esatto. Sono Lazarus. Beh, potrei respawnare se muoio. E qua abbiamo invece il Plum Flute. Scusa, Baby Plum. Intanto noi qua abbiamo una sacchetta. E non so cosa faccia, sinceramente. Però qualcosa di buono farà, dai. Una sacchetta demoniaca, insomma. Cacchio, peccato. Potevo usarlo per rirollare il Plum Flute piuttosto. Anche perché ho poco danno, ho poco tutto. E questa è la trappola di ogni personaggio che ti permette di assorbire oggetti o cose simili. Tipo Apollyon col suo Void. Perché se assorbi troppe robe, dopo non hai oggetti effettivi per fare del danno o riuscire a fare qualcosa, diciamo. Spawns the Teeth Box. No, grazie. Grazie per le monettine. Andiamo, contro mamma. Bastarda. Dai, col 4% può comunque spawnare un patto, io me lo sento. Dai, niente. Raga, non so quanta vita ho, sinceramente, eh. Ho molta paura di quanta vita ho. No! Mamma mia. Guarda, te, se devo
concentrarmi per far fuori mamma. Ma dove siamo finiti? Sono rinato con la Soul of Lazarus. Forse era meglio il Kane normale?